Buongiorno Fagnano, eccoci col video del venerdì. È un venerdì particolare, il 23 dicembre, è l'antivigilia di Natale. Siamo proprio alla vigilia delle feste quasi più importanti che noi tutti viviamo. Colgo l'occasione per dire due parole proprio riguardo a queste festività. Desidero che tutti i fagnanesi vivano queste festività in serenità e in pace. Lo scorso anno vivevamo le ripercussioni della pandemia che continuava a essere impellente nelle nostre vite e passavamo un Natale poco sereno. Quest'anno abbiamo l'occasione di poter tornare a festeggiare il Natale un po' come lo facevamo precedentemente. Desidero con tutto il cuore che questo sia davvero un Natale che riscopra il vero significato di questa festività. Lo stare insieme, il volersi bene, ma volersi bene non vuol dire volersi bene solo il 24 e il 25 di dicembre, ma vuol dire volersi bene tutto l'anno. Facciamo un passo in avanti, facciamo qualcosa di bene per le persone che stanno a fianco a noi. Cerchiamo davvero di abbracciarci tutti in un senso di comunità che faccia di noi un qualcosa di più grande. Ciò non vuol dire avere idee differenti o avere un pensiero diverso dagli altri, ma vuol dire riscoprire un senso di unità che possa davvero far diventare un qualcosa di grande quello che è il nostro bellissimo paese. Colgo l'occasione per dirvi e per chiedervi un piccolo spunto, un piccolo pensiero che possiate voi fare. Se nelle vostre case vicine c'è qualcuno di in difficoltà, ecco, magari portate un pensiero, un augurio, perché anche loro, queste persone che magari a volte non vengono a chiedere aiuto perché hanno un orgoglio e non vogliono magari farsi scoprire per le difficoltà che hanno, che questo pensiero e che questo augurio faccia passare anche loro un momento di serenità in queste giornate di festa. Dopo queste parole mi sento solo di invitarvi questa sera alle ore 21 in chiesa di San Gaudenzio per il concerto di Natale. È un ritorno del concerto di Natale dopo gli anni della pandemia. Lo scorso anno l'abbiamo fatto all'interno dell'Aula Magna, quest'anno torniamo a farlo all'interno della nostra bellissima chiesa parrocchiale. Da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale e da parte di tutti i dipendenti comunali, i più sinceri auguri di un buon Natale a voi, a tutte le vostre famiglie e anche a tutte le persone che sono in difficoltà. Auguri.